Io non... Cioè, io ho iniziato e non credevo mai... Cioè, se voi... Se voi sapeste effettivamente l'emozione che si prova, cioè è grandioso, cioè voi siete qui e io sono qui, su questo palco. Io quando ero piccolo lo immaginavo, me lo sognavo. Quindi tutto quello che si sogna, tutto quello che si pensa e tutto quello in cui si crede, si può raggiungere, si può fare. Anche se siete calabresi, si può fare. Penso che sia il massimo, nel senso, ovviamente era una scelta che è stata ponderata, dietro c'è anche la richiesta da parte della fondazione di fare una data qui, quindi abbiamo pensato che la data, in quanto è il va data, in quanto ci sarà uno show che non è ripetibile sempre, quindi penso che sia una delle più belle cose. Uno ha sempre un approccio un po' critico, almeno io, quindi pensavo di fare dei numeri, ma non questi numeri, assolutamente no. Lo spettacolo è un misto tra quello che è la mia musica e poi varie arti, tra cui la scenografia di Massimo Sirelli, che ha curato personalmente anche qui, infatti, e Mauro Lamanna, che farà dei monologhi, ma non sono dei monologhi veri e propri, è qualcosa di più che si lega alla musica, a dei pensieri, a dei viaggi, diciamo. E poi la coreografia di Claudio Costantino, che insieme ad altri suoi pari farà un ottimo show, cioè una cosa nuova, che non vorrei dire di più, cioè è veramente una cosa che è da vedere, non si può solo spiegare a parole. Cioè. È sempre una cosa in cui io non credevo che fosse possibile, perché quando l'ho scritto di getto, era un periodo particolare per tutta l'Italia, è il periodo del cambio tra un governo instabile e un altro, perché un brano che non è mio ma è tutto vostro. Perché paghiamo sempre cari i loro sbagli, perché abbiamo perso tempo ad assorbirci, senza preoccuparci degli occhi bendati dei bavagli. Ora che sei sveglio e capisci che sei tu che non riesci ad aiutarti, ora che sei sveglio e capisci che non verrà nemmeno Dio a salvarti. Stai un bravo sulla riva, su canto non ti sganca, su canna presa, un momento arriva, usando minuglia, si gente spaccata, spacco come un gaccia. Sono i tuoi rimpianti, e stai un po' sulla riva, soltanto mi schianca sulla presa, e tu pensa di cosa.
qui non c'era più il lavoro, non c'era più la speranza, c'era la guerra, c'era la fame.